E ciao a tutti, in questo video vedremo dove si trova e come poter ottenere l'oggetto accessorio chiamato colpo con incisione di rune. Accessorio che riguarda proprio l'attrezzatura di Atreus e come potete vedere dà la possibilità di aumentare il danno per la prima freccia quando abbiamo la faretra piena. Prima di lasciarvi al video in cui vi mostrerò dove si trova e come poter ottenerla, vi ricordo di scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Inoltre vi invito a visitare il canale poiché troverete diverse guide legate proprio a God of War Ragnarok. Ma adesso passiamo a vedere dove si trova esattamente. Come potete vedere dalla mappa, ci troviamo ad Alfheim. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio la posizione esatta. Dopodiché, ragazzi, partendo da questo punto, anche per darvi la possibilità di ricordare dove ci troviamo, vi mostro proprio attraverso la visuale questo punto che ci avrebbe dato la possibilità di proseguire con la storia principale. Ma se noi ruotiamo la visuale a sinistra, vedete che laggiù c'è uno scrigno, una cassa con una porta di luce. Per proseguire dovremo andare proprio in quella direzione. Allora, cosa dobbiamo fare? Scendere giù da questa parte, come avremmo fatto normalmente, interagire con questo primo passaggio, ma non andare in quella direzione. Ossia, arrivati qua, dovremo puntare a sinistra, vedete, non in automatico a destra come ci avrebbe fatto fare il gioco. Dopodiché proseguiamo in questa direzione fino a raggiungere questo punto. Una volta raggiunto questo punto, ragazzi, sulla destra ci sarà una specie di pendolo. Ragazzi, con esso basterà interagire attraverso il tasto cerchio e una volta fatto, attraverso le lame del caos, decidere se spingere a destra o a sinistra come ho fatto io. Ragazzi, ovviamente non cambia niente perché l'obiettivo è semplicemente quello di far muovere il pendolo e interagire per distruggere questo cristallo, vedete che ho appena indicato, attraverso il rimbalzo, diciamo proprio contro il pendolo stesso. Di nuovo vi faccio vedere, muoviamo, vi faccio anche vedere una volta in cui sbaglio per farvi capire che serve un tempismo adatto. Vedete, in questo caso io non sono riuscito a portare a termine l'obiettivo, ma vi basterà riafferrare subito il pendolo e successivamente premere nel momento giusto il rilascio del Leviatano. Eccolo là, cristallo distrutto. Dopodiché, vedete, anche Tyr ci dice ci vuole tempismo. Perfetto. Proseguiamo e arriviamo proprio alla cassa, poiché la porta di luce verrà aperta. E come potrete vedere, ragazzi, all'interno troveremo l'oggetto che riguarda proprio questo video. Detto ciò, ragazzi, prima di salutarvi, come sempre, vi rinnovo di scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Ragazzi, spero che il video vi sia stato di aiuto. Un saluto e al prossimo video.